È stata abbattuta per 9.000 euro la bicicletta donata da Papa Francesco per l'asta di beneficenza promossa dall'Arcivescovo di Napoli, il Cardinale Crescenzo Sepe, che si è svolta nella sede della RAI. Questo solo uno dei doni messi all'asta e donati, oltre che dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, anche dal Premier Matteo Renzi, dal Ministro dell'Interno Angelino Alfano, dalle autorità locali e dal Calcio Napoli. Sono stati aggiudicati per 4.000 euro le banchette e il piatto batteria di Tullio d'Episcopo utilizzati nell'ultimo tour di Pino Daniele del dicembre 2014. Per 2.400 euro un vaso e vassoio donati dal Capo dello Stato, per 1.000 euro la cravatta speciale firmata Marinella realizzata per il Giubileo straordinario, per 3.500 euro la maglietta autografata e le scarpette del goleador azzurro Gonzalo Higuaín, per 4.000 euro l'anello episcopale del Cardinale Sepe in oro 18 carati. Questi alcuni dei 24 doni messi all'asta, il cui ricavato andrà ai reparti di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell'ospedale Cardarelli e del Policlinico Federico II di Napoli. In particolare il Policlinico utilizzerà il ricavato per l'acquisto di un'ambulanza attrezzata per le emergenze, mentre il Cardarelli acquisterà un ecografo di ultima generazione per la diagnosi di gravi patologie nei neonati. Questo momento di solidarietà che vede la partecipazione di tutti, il Papa, il Presidente della Repubblica, del Consiglio, delle autorità anche locali, è un segno di quell'apertura per dare quella spinta a togliere tante ombre, tante situazioni difficili in cui ci troviamo, e quindi uno spiraglio di luce, uno spiraglio di speranza. E quando ci si mette insieme, ognuno per quello che può fare, per dire che il male non può vincere, non deve vincere, ma insieme riusciamo a realizzare solidarietà, fraternità, amicizia tra noi, allora questo è il migliore augurio di un futuro per la nostra città, per la nostra regione. A presentare la decima edizione dell'asta di beneficenza l'attrice Veronica Mazza, mentre nelle vesti di battitore Mariano Bruno di Made in Sud. Lo scorso anno erano stati raccolti 130.000 euro. Ai fondi raccolti attraverso l'asta si aggiungono quelli derivati dalla vendita dei biglietti dell'ultima stagione di Made in Sud. In apertura un commosso saluto a Luca De Filippo, scomparso lo scorso 27 novembre, e il fuori programma di Leonardo Pieraccioni, che con Davide Marotta ha regalato qualche momento di ironia. In sala anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che ha sottolineato il grande cuore di Napoli, città che sa tendere la mano a chi soffre. Mi auguro, ha detto, che sia un Natale di armonia e serenità. Vedo i napoletani affrontare con fiducia il presente e il futuro.